Chiedo all'amico carissimo Michele Tarlai se è d'accordo a tradurre pezzettino per pezzettino quanto sto per dire. Intanto chiedo alla sua eccellenza chi presiede quanto tempo mi dà. Noi diamo un quarto d'ora, se fosse un quarto d'ora direi grazie, non parlo proprio, perché dopo aver letto questo titolo, che voglio ripetere, tu amabilmente traduci, dovrei trattare in un quarto d'ora il tema atteso, quindi lo attendete, la Chiesa d'Oriente e quella dell'Occidente. Due punti. Un raffronto per grandi linee sui caratteri storico, teologici, filosofici e religiosi. Allora, o io taccio, suicidarmi non è il caso, o vediamo dove arrivo. Ecco, però prima di osare entrare in questo argomento, desidero dal profondo del cuore, vediamo se mi torna questa voce, chiedere scusa del ritardo, dal profondo del cuore. Volevo arrivare qui al massimo alle 10:30, sono arrivato un'ora dopo, per motivi, anche io faccio l'elenco, no? Meteorologici, geografico, trafficati delle strade, eccetera. Arrivo affannoso dopo tanti semafori e dunque file e poi ambulacri di Amalfi, sicché quando sono giunto alla porta centrale di Amalfi ho visto una graziosa vicinessa che telefonava, l'ho interrotta e ho detto: dove sono gli arsenali? Sono andato agli arsenali, una gentile ragazza dice: no, qua non c'è nessun museo di lusso, vada al centro, torno indietro perché sono arrivato in una piazzetta qua vicino, la faccio lunga perché così mi giustifico e mi sollevo, e sono tornato indietro perché ero arrivato al secondo piano in un parcheggio, di cui mi congratulo con l'amministrazione. Sono tornato indietro e ho chiesto questo centro culturale, tutti dicevano così, sono andato oltre perché non c'era un manifesto, una tabella, un marmo, poi finalmente ho incontrato la signora e ho detto: no, vabbè, mi sono trovato qui. Allora chiedo seriamente, perdono, non scusa, a Monsignor Scelbi, a cui ormai mi lega da alcuni anni un affetto e una venerazione, perché già ho usato con dei frere chiamarmi 3 anni fa per la liturgia Sant'Andrea, anche all'amico Porpora, che ho ritrovato professore, poi anche professore della facoltà di Roccia di Napoli, insomma, a tutti di voi, ma devo ancora in qualche minuto parlare del mio amico, non solo amico, ma niente meno procuratore mio per quanto riguarda la lingua russa e editoria russa, che traduce amabilmente, difende amabilmente con un altro collega e mi permette di parlare il russo che ho deciso dall'inizio di non imparare, tranne buongiorno e buonasera, che però non è il caso adesso. Va bene, questo mi era obbligato a dirlo. Traduco il russo.